Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video unboxing dopo un sacco di tempo perché siamo poveri, quindi abbiamo smesso di comprare cose. Però Rack è ancora più povero, si fa regalare cose per il compleanno. È gratis. Esatto. Quindi oggi andremo ad aprire questo pacco che è un po' ammaccato, ma vabbè. Perché viene dall'America. Viene da Washington. No, in realtà è da Los Angeles. Non ho capito per quale motivo è Los Angeles, però vabbè. Questo pacco, cos'è? Questo pacco è una cosa che andremo a vedere adesso, perché mica ve lo spoileriamo. Tanto c'è scritto sul titolo, però no, vabbè. È vero. Allora, innanzitutto vi do tutti gli indirizzi di casa di Tommaso, quindi... No. Vai, apriamo. C'ho le... Tanto poi avete anche la seconda inquadratura, perché noi siamo professionalissimi. Non muovo troppo la cassa, non si vede. Tra l'altro la cosa bella è che io qua ti ho cancellato il prezzo per mandarti la foto. Mentre cancellavo il pennello, mi si è cancellato effettivamente la stampa del prezzo. Allora, la abbiamo il prezzo. Foglio di Bungie che dice sì, ha sposato la metà del prezzo di scemo. Tante cose belle. E una cosa brutta di contorno. Infatti, leviamola perché questa me la prendo io, la porto a casa perché sennò ti do fastidio. No, guarda. Tira fuori. Tranquillo. Ok. Numero 6, che non so cosa. Numero 6 penso sia. Di collezioni? Non lo so, non ho idea. Vabbè, comunque è Think Geek Exclusive, io penso fosse del Bungie Store, ma evidentemente no. No, evidentemente io l'ho comprato dal Bungie Store, però va bene. E qui c'è l'immagine che insomma ci fa una piccola anteprima, qui ci sono dietro tutte le cose di cui non leggeremo mai. E va bene, niente. Allora, questo affare si svita. No, si tira su. Comunque, questa qua è anche la statuetta per chi ha visto il torneo di Lucca, che appunto hanno dato l'inizio del torneo di Lucca. Sì, esatto. Solo che noi siamo più poveri, quindi l'abbiamo pagata. Il gatto intanto è salito. Ma su. Che figata. Allora, leviamo l'involucro protettivo e c'è la faccione di Cade. Figa un bot. Con il cappuccio, per fortuna. Il simbolo del cappuccio. E qui assi di picche. E qui il davanti credo sia quello della... Sì, è il davanti in cui c'è appunto lui. Io inizierei ad aprirlo sinceramente. Vai. Perché sono un pochino fremitante, ecco. Fremitevole. Poi penso che vedrete, non so, delle immagini più dettagliate. Ok. Io intravedo qualcosa. Come si chiama poi così? Sfilandolo. Allora, è grosso. Pensavo fosse più piccolo. Cerchiamo di non far danni subito. Ok. Questa è la bassona. E questo è Cadino. Il pavimento della prima. È grosso? Mettiamolo su, tieni. Come vedete? Poi è fighissimo con questa specie di texture bronzea. Poi è fatto veramente bene. Bronzea, se ne è terminologia. È bronzea. Bronzea. È ovviamente in vinile, non è in metallo, so io che. Quindi è insomma plastica, buona plastica, ma plastica comunque. Va bene, il video si conclude qui. Non ci riesco. Oh, fino ora non si leva più perché sennò non riusciamo più a rimetterlo. Ok, eccolo lui. Molto 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 carino. Tra l'altro, piccolo aneddoto, questo video probabilmente l'avete già visto da Elite Gaming. E la cosa bella, ovvero un mesetto fa, la cosa bella è che noi pensavamo, speravamo di essere i primi a fare questo video in Italia. E il giorno dopo che ho ordinato la statuetta è uscito il video di Elite Gaming. Niente, speriamo. E tanto. Quindi triste. Tanto c'è di picco, ma adesso vi stanno passando le immagini. Tanto voi probabilmente adesso starete vedendo le immagini un po' più nel dettaglio, perché veramente i dettagli sono fatti molto bene. Fatta molto molto bene, anche la posa, ecco, Sì, vabbè. La centricità. Cosa, anche c'è il mantello che secondo me è un po'... Ma il mantello è un po' surreale, considerando che sta un po' svolazzante. Però ci sta, dai. Sì, è carino. Però è molto ci sta, bello. Poi anche il pavimento è carino. Ci sta tutta sta... Ah, la basetta, sì. Del signore. La prigione degli anziani. Però è fatto molto bene nei piccoli particolari. Esatto. Poi vabbè che è anche il fatto appunto che è tutto di questo colore... ramato, insomma gli ha risolto un po' di problemi con la colorazione. Però ci sta un sacco, sono felicissimo. Tommaso invece è un po' rosico. No, è un po' rosico, però un po' sinceramente stavo pensando al fatto del prezzo. Che forse il prezzo di base della statuetta ci sta, però con il fatto che viene dall'America. Le spedizioni alzano di parecchio il prezzo.
Quindi non so se, se vi consiglio di cioè, se vi consiglierei di prenderla, diciamo, per voi. Il prezzo è abbastanza alto se, se ve la fate spedire in Italia. Se non andate in America da voi, fate prima. Soprattutto perché ci mette un mese ad arrivare, quindi già. 3 settimane, quant'è? Con la spedizione è meno costosa. Se no potete pagarlo il doppio e farlo arrivare 3 giorni dopo. Che anche questa non voleva. Bene. Allora, io direi possiamo anche concludere qui. La è stata tutta figa, avete visto delle immagini un po' più dettagliate, un po' più fighe, magari anche con l'illuminazione particolare. E quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dico a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che siete bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Io sono Gaul. E la tua luce.